Ma fermi tutti lo spawner, c'è dentro una mucca! No, fermi! Fermi, ragazzi! Questa cosa qui è veramente assurda! Siamo tornati, ragazzi, con un nuovo mondo maledetto, un nuovo mondo corrotto di Minecraft in 1.14.2. Come sempre, ragazzi, vi invito a lasciare un bel mi piace, perché questi video fanno sempre dei 5.000 e 10.000 mi piace, ma sono tantissimi, ragazzi, quindi grazie mille di cuore, mi raccomando, cerchiamo di superare anche oggi i 6.000 mi piace. Saluto Chiara Orsa, la tifosa06 e Danielozza. Se volete essere salutati nel mio video dovete scrivere nei commenti hashtag Minecraft e essere iscritti al mio canale, attivare la campanellina su tutte quante le notifiche e superare i 2.000 mi piace di questo video. So che possiamo superarli, quindi lasciate un mi piace, ragazzi, è importante, e iscrivetevi al canale col tastino rosso che c'è qua sotto, mi raccomando, e iscrivetevi. Comunque, allora, ragazzi, un nuovo mondo maledetto. Non so cosa mi troverete qua. Oh cavolo, fermi tutti, perché so adesso cosa mi potrete trovare qua davanti. Guardate, ragazzi, l'albero è composto da legno e da TNT. Ok, allora, con calma, ragazzi, cerchiamo di capire bene perché l'albero è composto da un po' di legno, un po' di TNT, perché è una cosa un po' strana. Io sono un sacco curioso di entrare, ragazzi. Allora, con calma, entriamo subito in questo mondo maledetto, in questo mondo corrotto. Ragazzi, voi mi chiedete sempre: Marco, ma ti prego, lascia questi mondi in download. Ragazzi, arriverà presto qualche novità, forse, vedrete, vedrete. Allora, ragazzi, leggiamo questo libro qua davanti a noi. Intanto abbiamo scoperto, appunto, che l'albero è veramente composto di legno e TNT. Ok, allora, leggiamo prima il libro. Dato che non sei mai sceso in caverna, ti mostro realmente cosa si nasconde, cosa si prova a scavare in un mondo corrotto, in un mondo maledetto. Trova la discesa e stai attento a quello che ti trovi, Fabio, ragazzi. Quindi, oggi, Fabio... Oh, ma tutti gli alberi di Oak sono composti da TNT e legno, cioè quasi tutti. Allora, notiamo da subito che i porcellini sono normali e partiamo subito con un'ascia e con una mela. Il mio terrore, ragazzi, è che se rompo questo pezzo di TNT salti tutto quanto in aria e poi... Un casino, è un casino, allora. Però, essendo che è un mondo maledetto, il funzionamento della TNT è anche esso maledetto. A meno che io lo rompa e mi dà qualche cosa di strano. Ragazzi, noi dobbiamo essere coraggiosi in Minecraft Ita. Dobbiamo per forza essere coraggiosi. Dobbiamo continuare ad andare avanti col video. Quindi dobbiamo... C'è un porcellino qua vicino? Allora, facciamo così. Prima attacchiamo il porcellino. Vediamo cosa ci droppa il porcellino. Esperienza. Cioè, non ci ha dato nient'altro il porcellino. Allora, rompiamo questa TNT. Non ci dà... 4 pezzi di clay la TNT. Cioè, la TNT mi ha dato 4 pezzi di clay. Ok, va bene, allora, facciamo così. Quindi vediamo a questo punto, in questo mondo maledetto che è diverso dagli altri, cosa ci può dare il legno? Magari qualcosa di utile? Ci ha dato un pezzo di bone block. Un pezzo di osso intero. Ok, va bene, ragazzi, va bene, scopriamo assieme sempre queste cose. Continuiamo magari a fare questa catena, perché mi avete detto: Marco, prova magari a fare qualche catena per vedere se prima o poi ti arriva qualche oggetto utile. Però c'era scritto che devo trovare una discesa. Devo trovare una discesa, ragazzi. Allora, facciamo così, rompiamo anche... Oh, ho trovato un modo di fare legno e patate e pane. Ragazzi, ottimo. Non pensavo che le foglie ci dessero tutte quante queste cose. Ok, abbiamo trovato sia il modo di trovare di fare del legno utile, perché comunque ci dà del legno di spruce, e anche del cibo. Ottimo, allora, per adesso abbiamo quindi soltanto questa accetta di wooden e dello spruce log che trasformo subito in legno questo qua utile. Ok, con calma, ragazzi, insieme cerchiamo di scoprire anche dove si trova questa discesa. Allora, per ora abbiamo rotto soltanto i blocchi di legno. Proviamo a vedere magari la terra cosa ci dà. Ma ragazzi, anche la terra ci dà cose un sacco utili. Questo mondo maledetto, ragazzi, per ora... Non so quanto possa essere cattivo o meno. Intanto mi ha droppato una nuova scelta che io mi tengo. Facciamo così, perfetto. Allora, dicevo, non so se ci dà cose cattive questo mondo, e comunque è maledetto. Quindi dobbiamo stare sempre attenti a quello che troviamo qua davanti a noi. Ok, ragazzi, là vedo una chest con delle torce. Quella probabilmente è la bonus chest che all'inizio troviamo. Mi raccomando, ragazzi, vi guardate tutto quanto questo video dall'inizio alla fine, perché dovete dirmi qual è stato il vostro blocco preferito nei commenti, che lascio il cuoricino a tutti quanti voi. E a qualcuno rispondo anche per dire: anche il mio era quello preferito. Quindi mi raccomando, guardatelo tutto. Vediamo cosa ci dà questo, questa foglia qua, questo fiorellino giallo. Il fiorellino giallo ci dà invece altro pane e altra wool. Questa qua è invece di color lime. Va bene, allora, oggi finalmente un mondo maledetto che non ci sta dando ancora cose cattive. Allora, vediamo invece questi cosi qua rossi, niente. Ma davvero? Ma questi fiori qua rossi, nulla. Allora, facciamo così. Fermi! Vicino alla bonus chest, ragazzi, c'è una discesa!
E Fabio nel libro, che proviamo a leggere assieme ragazzi, mi ha scritto: trova la discesa. E stai attento a quello che trovi ragazzi, potenzialmente questa potrebbe essere la nostra discesa del libro. Allora facciamo così, proviamo a vedere cosa c'è dentro la cesta. Io non ho neanche guardato sotto, c'era qualche blocco malefico, qualche blocco cattivo. Allora, un sacco di roba ragazzi, 4 iron ingot, un piccone di iron. E ovviamente l'abbiamo trovato ragazzi, perché secondo me questo qui è un seed malefico delle caverne. Ecco perché Fabio ci ha detto stai attento ad andare in caverna e tutto quanto, forse per questo motivo. Allora va bene ragazzi, per ora io credo che siamo messi molto bene, perché abbiamo un sacco di cibo. Sì 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 sì, siamo messi un sacco bene ragazzi, va bene. Allora, io direi scendiamo in caverna, che è la cosa importante di questo video. Abbiamo rotto però prima un blocco di grass, rompiamo anche un blocco di dirt. Blocco di dirt che ci dà un blocco di alga, di dryad kelp. Vediamo anche invece il blocco di alga cosa ci dà. Una scala di... cosa me ne frega una scala di birch, ragazzi? Un blocco invece di smooth stone. Questa qui non si può avere in Minecraft normale, tecnicamente, ragazzi. Scusatemi se mi sbaglio, ma questo blocco qua non si può craftare, se non erro. Ok, invece ci ha dato ora un blocco di composter, che è praticamente un cestino, che non ci dà più nulla. No, ho rotto questa catena. Vabbè, ragazzi, vediamo, cerchiamo di capire cosa c'è in caverna. Proviamo a rompere. Qua non ci dà nulla. Qua continuiamo a scendere. Scendiamo. Qua c'è una discesa. Ragazzi, com'è possibile che c'è della grassa in caverna? Scendiamo, rompiamo la stone che ci dà dei carpet rossi. Scendiamo così, ragazzi. È troppo assurda sta cosa. Ma c'è un sacco di dirt e del grass. Scendiamo. No, ragazzi, tutta la caverna è fatta di grass e di erba. Ecco perché era un mondo maledetto anche questo. Ok, e dove mi muovo? Destra o sinistra? Forse questo è veramente il più clamoroso di tutti, ragazzi. Ok, per ora vediamo, perché qua c'è praticamente questa ragnatela. Oh, io ragazzi però c'ho del legno. Allora, facciamo così. Ok, i crafting funzionano anche in questo mondo, meno male. Facciamoci una spada, perché non si sa mai. Questa caverna potrebbe essere molto cattiva. Ma fermi tutti, vedo una cosa molto strana. Delle torce di redstone. Sì, ci sono delle torce di redstone, ragazzi. Allora, cosa ci ha dato la ragnatela? 9 pezzi di... No, ma cosa vuol dire che la ragnatela ci dà la snowball, la palla di neve? Allora, con... Avete sentito anche voi, ragazzi? Questo rumore qui è un rumore che si sente molto spesso quando si va in caverna. E stranamente, appena sono sceso, sono entrato in caverna, è apparito subito. Io ho veramente un po' di quell'ansietà durante i mondi maledetti. Allora, rompiamo la redstone, vediamo cosa ci dà. Solo esperienza. Ok, e qua davanti a noi c'è una chest. Dentro un minecart. Però c'è sopra una redstone torch. Mi devo fidare ad aprire questa chest, ragazzi? Allora, fidiamoci. Allora, facciamo così, apriamola. Della rotta in flash e un pezzo di grass block in Minecraft normale. Ok, allora io raccolgo. Non voglio fare domande, raccolgo e basta. La torcia cosa ci dà? Un pezzo di concrete marroncina. Sì, e la concrete cosa ci può dare? Io spero sempre che magari questi blocchi qui ci danno tipo come il primo video, il set in diamante. Allora, no, invece ci dà un... No, non mi dà niente di interessante. Allora, c'era un altro pezzo di redstone lì al muro. Altre cose strane. Continuiamo a proseguire per questa caverna, ragazzi, perché secondo me... Là in fondo vedo un blocco di gold. Un blocco di gold in caverna, in uno stronghold, in un mineshaft. Un pezzo di gold. Rompiamolo. E... Non ci ha dato... Ci ha dato un pezzo di black terracotta. Ma io volevo quel pezzo... Perché ci sono dei porcellini intrappolati? Ma che mondo è questo? Ok, allora, rompiamo un attimino questo pezzo di terracotta. Perché ci ha dato un pezzo di terracotta al gold? Ci dà un pot e un fiorellino. Nello scorso video, ragazzi, il pot e il fiorellino ci hanno dato il set full diamante, se vi ricordate. E vediamo, rompiamolo. No, ci ha dato un cactus... È un cactus, giusto? Sì. E un altro pot. Rompiamolo. Una rotten flash. No, ragazzi, niente di interessante. Allora, qua c'è un'altra chest. Però questa attorno ha più torce di redstone dell'altra. Ho un po' ansietto ad aprire questa chest. Lasciamola per ultima. Lasciamola per ultima. Perché qua ci sono delle foglie? C'è uno spawner. Ma che mob è lì dentro? Rompiamo le foglie un attimo. Qua ci ha dato un pezzo di black... No, di shulker box rossa. Ma fermi tutti, lo spawner c'è dentro una mucca! No, fermi! Fermi, ragazzi! Questa cosa qui è veramente assurda! È impossibile che in Minecraft ci sia uno spawner con dentro una mucca con delle leaves attorno. Queste leaves qua sarebbero il posto delle ragnatele di Minecraft dentro il mineshaft. E qua dentro tecnicamente dovrebbe esserci tipo gli ice spider. Ma se rompessimo questo spawner... Cosa ci dà? Cosa ci droppa? Vediamo. Ci ha dato dei pezzi di prismarine e un pesce. Ok, va bene. Allora, ragazzi, invece il shulker box ci dà una ender pearl.
Questo è molto utile, ragazzi. Non mi ricordo se invece le torce di redstone danno qualcosa. Danno... Sì, l'avevamo già provato. Ok, allora. No, sono troppo curioso di aprire questa chest. Vediamo cosa c'è al suo interno. E vediamo se c'è qualche blocco malefico sotto, tipo una TNT. No, non c'è niente di ciò. Ragazzi, io lo apro. Apriamolo! Cosa? Fermi! È bellissimo, ragazzi. 5 creeper spawn egg. Ok, no, ci sono un po' rimasto male. Va bene. A cosa mi servono? Vabbè, ragazzi, non so cosa aspettarmi da questo mondo. Ok, proseguiamo, perché c'era anche l'altro lato, se non sbaglio. C'era un lato da questa parte. Sì, infatti c'era un lato di qua è chiuso, di qua è aperto, sì. Diamanti? Diamanti interi! Pezzi di gold interi! Redstone intera! E tutta l'iron per terra. Ma no, ragazzi, questo mondo è veramente maledetto, corrotto. Però, allora, i pezzi di iron non ci danno nulla. I pezzi di redstone, invece, ci danno dei blocchi, delle scale di cobblestone. Allora, facciamo così, ragazzi. Mettiamo, tipo, in un angolo le cose inutili. Prendiamoci questa kelp, perché io ho un po' troppo l'inventario pieno. A me serve che mi liberi un attimo, perché così cerchiamo di capire anche, per esempio, questi blocchi qua cosa ci danno. Sono troppo curioso di vedere il diamante cosa ci droppa. Il diamante ci sta droppando della endstone. Ma è bellissima questa cosa, ragazzi. Vediamo se è endstone. Allora, vediamo un attimino se endstone invece ci dà qualcosa di interessante, perché non si sa mai, ragazzi, in questo... No, non ci dà nulla. Si rompe la catena. Il gold abbiamo già provato. I pezzi di questi qua di diamond ci danno endstone. I diamond interi, ragazzi, cosa ci danno i diamond interi invece? Vediamo, degli stickettini. Ok, si ritorna praticamente indietro. Le cose più semplici vengono droppate dall'oggetto forse più raro di Minecraft. Però non ho visto se c'è dello smeraldo in giro. Proseguiamo da questo lato. No, di qua si scende. E là c'è un'altra chest. No, non mi piace questa cosa. Andiamo da questo lato invece, per vedere se c'è qualcos'altro. Non c'è nient'altro, ragazzi. Non mi sembra. No, si ritorna da questo lato. Vediamo, io sono un sacco curioso, ragazzi, di capire. Ok, sì, si ritornava da questo lato. Va bene, ragazzi, cerchiamo di capire. Fermi! Qua c'è uno spawner di blaze. In un mondo normale. Ok, vediamo se però, per esempio, allora, per esempio, questo blocco qua di redstone wool. Ok, la redstone wool ci ha dato della golden apple, però normale, non quella super enchantata. E cerchiamo di capire se gli spawner in generale danno dei loot diversi. Rompiamo anche questo spawner, vediamo, no, uguale a prima. Prismarine e pesci. Ragazzi, questo mondo qui secondo me è il più bello che abbiamo mai affrontato nei mondi maledetti di Minecraft. Qui davanti trovate dei nuovi video che sono già usciti sul mio canale, quindi scegliete uno di questi. E c'è la playlist dei mondi maledetti. Se vi siete persi uno dei video dei mondi maledetti, scegliete quella playlist così vi riguarda tutti quanti. Noi ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Da Marco è tutto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, col tasto rosso qua sotto e hashtag Minecraft nei commenti per essere salutati. Da Marco è tutto, ragazzi. Ciao!